una gara giocata fino all'ultimo istante della sirena con voi che siete usciti a testa alta da questo confronto, anzi sulla carta avrete anche meritato qualcosa di in più. Eh sì, ma purtroppo non ci hanno permesso l'arbitro alla fine, hanno cambiato discorso a mezzo del secondo tempo, quindi abbiamo perso. San Benedetto ha giocato bene, Monteprandone ha giocato bene e sono meritata la vittoria. Eravate scesi in campo un po' contratti, ma avete subito recuperato i punti, siete stati per buona parte dell'incontro là davanti, diciamo, davanti al Monteprandone. Poi che è successo? Ma l'avete vista, hai visto la partita? Cambio di arbitraggio, da noi mandavano due minuti fuori, qua non fischiavano due minuti, neanche fallo. E ragazzi, sono andati un po' in cascetta per questo motivo. E quando ti metti nervoso in campo, io ci ho giocato 30 anni, non sei più in testa, quindi è facile sbagliare. Al di là degli arbitraggi, noi non vogliamo essere di parte, ma è stata una gara combattuta, sì. E alla fine il Monteprandone ha soffiato, diciamo, quei tre punti. Sì, ha giocato meglio alla fine, ha vinto, ha meritato vittoria. Come mai, mister, sulle trasferte nessun punto fino ad oggi? Cosa succede in trasferta? Mentre in casa siete molto forti. Io ho preso la squadra da due settimane, quindi ho fatto due partite, ho vinto due partite, questa è terza, ma abbiamo perso, ma non fa niente, andiamo avanti. Sabato un incontro, un big match tra, diciamo, tra pericolanti, tra virgolette, contro il Chieti, un derby. Sì, allora vinciamo, noi siamo più forti. Vinciamo la partita, quindi saliamo sempre sopra, in casa non possiamo perdere più. Per Paolo Romandini, una gara combattuta fino al gong finale, fino alla sirena finale, in cui avete prevalso, veramente un bel incontro quest'oggi. Sì, un'ottima partita disputata da tutte e due le squadre. Noi siamo stati in difficoltà un po' il primo tempo, però vedevo la squadra che reagiva, quindi cercava di stare sempre vicino al risultato, quindi ho avuto parecchie disponibilità di ragazzi, quindi alla fine ho pensato che questa partita riuscivamo a portarla in porto. Alla fine i ragazzi hanno tirato fuori l'orgoglio, quello che serviva per questa partita, perché era determinante per noi prendere questi tre punti per andare a Sassari con un altro morale, con una vittoria in più e quindi per una giornata di meno di campionato e per una salvezza più tranquilla. Siete partiti bene, poi sono stati per lunghi tratti là davanti per pochi punti il Pescara e poi, ecco, un orgoglio finale, la grinta, la determinazione vi ha consentito di ottenere questi tre punti preziosissimi. Sì, la mia squadra è partita bene, i primi 10 minuti stavamo 3 gol sopra e poi dopo niente, loro hanno cominciato un po' a capirci, hanno messo una 5-1 che siamo andati un po' in difficoltà. Però diciamo che l'orgoglio dei ragazzi è uscito fuori, era quello che mi aspettavo e me l'hanno dimostrato. Sono degli ottimi ragazzi e dei bravi ragazzi, lavorano tutta la settimana intensamente e sul campo si vede i risultati. L'ultima domanda, qualche giocatore sottotono nel primo tempo, poi nella ripresa sono ripresi alla grande. Sì, vabbè, posso dire che la squadra è tutti allo stesso livello, anche chi prima, chi dopo, però alla fine abbiamo realizzato un'ottima partita da parte di tutti quanti i ragazzi. Complimenti ai ragazzi e un bocca al lupo per il futuro, sperando che queste partite si ripetino nel corso del campionato. Danilo Sciamanna, una grande gara combattuta fino alla sirena finale in cui avete prevalso meritatamente. Sì, abbiamo fatto una grande gara, è stata la gara del cuore, la gara della fatica, per due settimane ci siamo preparati il meglio possibile. Abbiamo avuto un gol a metà secondo tempo, ma abbiamo tirato fuori quell'orgoglio che nelle grandi serate, nelle grandi partite a noi non manca mai. Siamo contenti così, è un bel passo in avanti verso la salvezza. Non abbiamo ancora fatto niente, però è un grande passo. Veramente un osso duro questo Pescara, non ve l'aspettavate in questo modo? Anche se in trasferta non aveva mai vinto fino a quest'oggi. Il Pescara è una squadra scorbutica, con noi lo è stato sempre. In Serie B l'anno scorso, 2 anni fa... 4 partite, 4 sconfitte, quest'anno in amichevole hanno vinto, è stata sempre una squadra scorbutica, però ci siamo sempre stati in partita. Questa settimana abbiamo puntato molto sulla difesa e sulle ripartenze, quelle ripartenze che negli ultimi 10 minuti ci hanno fatto vincere la partita. Il loro allenatore Danilo si è un po' lamentato con gli arbitraggi che nel finale, appunto, i due arbitri sono stati un po' casalinghi tra virgolette. Non mi interessa, noi abbiamo vinto la partita, abbiamo meritato di vincere, molte volte sono andati contro a noi ma noi non abbiamo mai pianto, abbiamo vinto, siamo felici così, del resto non interessa niente. Ultima battuta, Danilo, sabato una gara difficilissima contro la seconda forza del campionato, cioè Sassari. Sì, andiamo giù, ce la giochiamo, non abbiamo adesso nulla da perdere, andiamo più tranquilli sicuramente.
Poi, che ne sai, non si sa mai, una giornata che ci gira tutto bene, che facciamo una grande partita perché ne siamo in grado. Ci proviamo, giochiamocela e poi vediamo. A parte Besiri, finalmente una vittoria nel 2010 qui nella vostra tana dei Leoni, Fossa dei Leoni. Sì, una vittoria importante prima di una trasferta difficile. Eravamo in una posizione di classifica un po' pericolosa, adesso siamo andati a 14 in attesa degli altri risultati, col Chieti che riposava. Siamo andati in una zona sicuramente molto più tranquilla che ci fa affrontare la trasferta di Sassari in una maniera diversa, con un po' più di tranquillità che ci potrebbe dare qualcosa in più per affrontare la partita in una maniera più determinante. Una grande gara, combattuto fino all'ultimo minuto, con qualche piccolo screzio finale, ma comunque sostanzialmente corretta. Lo screzio c'è, la partita l'ha tirata, loro sono venuti qua per fare il risultato, per 3 punti gli avrebbero garantito una posizione di classifica sicuramente molto più tranquilla della nostra. Alla fine ci può stare un fallo un po' più aggressivo del solito, ma ci sono buoni rapporti con il Pescara, non c'è nessun problema di questo genere. Voglio ringraziare i ragazzi che hanno dato tutto, abbiamo preparato questa partita molto bene e ringrazio anche l'allenatore Pierpaolo che l'ha preparata molto molto bene, secondo me ha gestito molto bene i cambi. Io nel secondo tempo sono restato in panchina e sono stati gestiti secondo me bene i cambi, hanno adosato molto bene le forze, non a caso abbiamo recuperato la partita gli ultimi 10 minuti. Siete partiti bene, ottimo l'approccio alla gara, poi siete stati sotto per buona parte dell'incontro e quindi siete usciti nel finale alla grande. Sì, siamo andati sotto perché abbiamo pagato un po' di la loro reazione fisica, l'abbiamo accusato qualche errore difensivo. Poi però non siamo mai usciti dalla partita, abbiamo subito un gap molto pericoloso nel secondo tempo, circa a metà siamo andati sotto di 4, lì abbiamo rischiato di perdere. Invece con impegno, con innesti importanti è entrato Alessio che ha fatto 2 gol decisivi, è uscito Paolucci a distanza, le parate alla fine di Gabriele sono state determinanti. La vittoria è di gruppo, 3 punti che secondo me ci danno una grossa spinta verso l'obiettivo salvezza. Sabato vi aspetta una gara proibitiva, tra virgolette, tutto può succedere nella pallamano contro un forte Sassari secondo in classifica. Sì, vediamo, affrontiamo questa trasferta, la prepareremo con il massimo della concentrazione. Ripeto, questi 3 punti sicuramente ci daranno la forza per andare a Sassari con la tranquillità di non avere nulla da perdere. E a volte, come ci è successo a Casalgrande, si può rischiare di fare una bella partita e di fare un risultato che sarebbe sicuramente sperato, però come ci è successo di giocare alla grande a Casalgrande, come ci è successo di fare punti a Parma, possiamo provare a fare punti in un campo che è sicuramente difficilissimo come quello di Sassari.